pelle è costituita da una barriera idrolipidica, che non è altro che sostanze acquose e sostanze, diciamo, oleose messe insieme, mescolate insieme. Quindi la nostra pelle riconoscerà e assorbirà una miscela di queste cose, quindi olio e acqua. Bene, quali oli però? Perché di oli noi ne abbiamo un mondo vastissimo. Partiamo dai più economici, che sono i siliconi, che sono i derivati del petrolio, i petrolati, che in etichetta voi trovate come i PEG, scritto PEG con dei nomi dietro, oppure tutto quello che finisce in one, one sono siliconi. Questo di più economici, e sono quelli che ovviamente tutti i prodotti naturali non devono avere, i prodotti naturali, quelli veri. Quindi, e inoltre questi prodotti qui, queste tipologie di molecole non vengono riconosciute dalla pelle, proprio perché noi all'interno non ce li abbiamo, ed inoltre hanno una struttura chimica che ci fa formare una pellicola sopra la cute, una pellicola molto liscia, tant'è che nei prodotti per capelli, nei prodotti corpo, in tutti i prodotti che voi trovate al supermercato, diciamo il 99,5% contengono siliconi o petrolati, e ci fanno questa pelle molto liscia, molto lucida. Ma ce la fanno liscia non perché penetrano all'interno, ci modificano la struttura, ce la fanno liscia perché rimangono sopra e formano questa bella pellicola che poi dopo non ci fa scambiare, non ci fa avvenire gli scambi tra l'interno e l'esterno, per cui dopo un po' la nostra pelle ha questo tappo sopra e si formano nel tempo delle forme di accumulo che sono, possono, sul viso si vedono poi i punti neri o dei brufoletti, e questo è l'inizio delle allergie o delle dermatiti. Quindi bene 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 bene, non fanno olio. Questi oli, nel senso, sempre molto sugli oli, perché gli oli sono la cosa più vicina a noi. Conosciamo benissimo, perché conosciamo la differenza in cucina tra l'olio di girasole, l'olio d'oliva, l'olio di soia, l'olio di arachide, li conosciamo abbastanza bene. E siccome in cucina ci si sporca spesso le mani, sappiamo anche la differenza. Quindi è giusto che piano piano diventiamo dei consumatori critici, imparando anche a capire che cosa c'è che noi possiamo utilizzare quotidianamente in cucina, che utilizziamo anche qui dentro. Bene, gli oli sono una di queste cose. Ovviamente non utilizzeremo la parte capri trigliceride in cucina, sicuramente no, ma l'olio di mandorla è molto comune, l'olio d'oliva è anche comune, il burro di karité non utilizzato in cucina, ma il burro di karité c'è in tantissimi cosmetici, per cui è giusto strofinare, star lì a sentire e imparare a capire le sensorialità e anche a capire che cosa noi ci aspettiamo da un cosmetico. Se noi avessimo messo dei silicone qui dentro, a seconda del tipo di silicone che noi mettiamo, comunque possiamo avere o un effetto molto, molto veloce, quindi quando noi lo mettiamo addosso e questa crema ci scivola via e non ci rimane niente, è bianchissima, anzi non è bianca per niente, e ci scivola come se si sciogliesse. Bene, dei siliconi un po' più pesanti invece ci danno un aspetto molto compatto alla pelle e abbastanza lucido, abbastanza. I petrolati più o meno sono simili ai siliconi, hanno un'altra origine, però sono molto simili e hanno sempre questa funzione di renderci molto leggera, molto, diciamo, morbida la pelle, molto lucida. Diffidate da queste cose, perché in realtà la nostra pelle non è così lucida, non è così liscia. La nostra pelle in maniera naturale, anche se noi la idratiamo con delle creme idratanti, ci facciamo quello che ci fa, ma non è così. Non è così come quando mettiamo le creme che troviamo al supermercato piene di silicone. Non lo è. Quindi noi dobbiamo sempre rispettare, costruire dei cosmetici che rispettino l'equilibrio della nostra pelle.